grazie, sono molto emozionata, c'è stata una ventata di aspetti che non vedo l'ora di andare a casa e raccontarli a mio figlio, soprattutto quello che ha detto Walter Nudo mi ha toccato fin in ogni cellula, veramente. È stato emozionante. Ogni tanto Giorgio dice la vita è urgente e io subito dopo penso e l'amore è altrettanto. E questo amore credo di conoscerlo fin da bambina, ma il più alto livello di amore l'ho imparato dai bimbi che hanno quella che viene definita da un punto di vista dell'etichetta la sindrome dello spettro autistico, ma che in realtà dentro ha un mondo di sfaccettature inverosimili, immense, e io il vero amore l'ho imparato da loro. Sappiamo quanto l'S Drive ci può aiutare quando abbiamo di fronte una famiglia che ci porta il suo bene più prezioso e che, sì, è vero Giorgio, a volte sono disperati, è così, e altre volte invece sono grati e avanti nella possibilità di darci degli insegnamenti unici nel loro genere. Per un sacco di tempo io ho in qualche modo, non so perché, ignorato la possibilità che potesse darmi l'S Drive, perché io seguivo i bambini da tempo e avevo timore che associassero il gesto del prendergli il bulbo del capello con un ricordo in qualche modo, come posso dire, non voglio dire la parola negativo, ma sì, un ricordo che gli evocasse un dolore, no? E quindi dicevo, vabbè, non ci riesco, niente, non ce n'è. Poi mi sono documentata, ho parlato con colleghi, un po' come voi che siete qua oggi e magari qualcuno di voi non ne ha sentito parlare o ne ha sentito parlare ma non ne sa le potenzialità. E un giorno mi sono detta, io sento che è arrivato il momento che ora deve far parte del mio modo di agire con loro. Vi garantisco che nessun bambino ha pianto. Uno solo poi ha detto, quando vede, ci vede, dice no il capello, però vi garantisco sono tantissimi, un numero allucinante, e la gratitudine che hanno poi dopo e anche durante nel comprendere tanti aspetti supera ogni cosa. Quindi io adesso per me è stato qualcosa che ha modificato in meglio e aiutato me in una maniera impressionante nella scelta di quello che è il bando della matassa, da dove posso partire. E sappiamo in cosa mi sta aiutando. Io sono medico fisiatra in quanto questa speciale, e poi sono geriatra, mi occupo anche di Alzheimer, Parkinson, ma in realtà la mia grande, chiamiamola, la mia vita è fatta con questi bimbi. Quello che ho visto e toccato con mano è che tutte le volte che approccio una sindrome dello spettro autistico piuttosto che altre sfaccettature dei problemi del neurosviluppo, PANS, PANDAS, Asperger, dislessia, disgrafia, discalculia, anche proprio sfumature minime, io ho un figlio dislessico, disgrafico, discalculico e è stato bellissimo poter entrare in punta dei piedi con delicatezza, come diceva oggi la dottoressa Di Luzio. La delicatezza con cui possiamo entrare nella vita delle persone ci permette in punta di piedi di far aprire il loro mondo. Spesso poi a complicare le cose c'è la non verbalità di molti di questi bimbi, per cui talvolta nei sintomi piangono, magari si fanno del male da soli e non sappiamo se è perché hanno un dolore addominale, un dolore cefalalgico o se hanno un'ipersensibilità di qualche tipo, e c'è una grande difficoltà nella possibilità di comprendere quello che è prioritario da fare. E talvolta noi medici in buona fede diamo tanti o pochi integratori, comunque a volte tanti e quindi diventano un carico eccessivo per quell'organismo, a volte pochi ma magari non finalizzati a quello che nella priorità epigenetica di quel momento potesse fare la differenza davvero, e quindi possiamo perdere del tempo prezioso. Ecco perché amo chiamarla bussola epigenetica. E quindi la frequente contestualità dei problemi da affrontare, che vanno dalla disbiosi alla neuroinfiammazione, malassorbimento,
permeabilità intestinale. Molte volte mi raccontano che iniziano improvvisamente ad avere una perdita di urine, una perdita fecale. E sì, è facile dire vabbè, è un problema comportamentale, ma molte volte in situazioni dove l'ipopolisaccaride arriva alle stelle perché c'è un dismicrobismo caratterizzato da gram negativi che vanno a aumentare la neuroinfiammazione, ecco che si può slatentizzare un comportamento di questo tipo. E vai a lavorare su quello, perché il test epigenetico ti aiuta, non è che ti dice tutto, ma ti dà una via che poi ti permette di seguire quella direzione e capire che devi lavorare lì. È ovvio che poi sta a noi associare eventualmente l'esame giusto. Metalli tossici, polimorfismi genetici, ecco, qua mi viene da farvi una precisazione poi su quello che è stato il valore aggiunto di questa scuola di alta formazione epigenetica, ve lo dico tra poco con la diapositiva giusta. Senza mai porre l'attenzione con altre situazioni strumentali che avevo a mia disposizione, su esposizione a sostanze chimiche e idrocarburi, sensibilità all'elettromagnetismo, vederlo scritto nero su bianco che è quello che sta determinando un carico tossico al bambino, è fondamentale. Noi possiamo supporre che questo sia un problema per tutti, ma quando tu sai che per quella persona è proprio il suo problema, allora qualcosa fai e vedi i risultati. Fa bisogno di oligoelementi, aminoacidi e vitamine. E qual è stato il valore aggiunto? Dove io non c'è forse giorno in cui non ringrazio di essermi cimentata anche in questa strada, sia nell'ambito dell'apprendimento, perché da loro ho imparato infinite cose, e adesso grazie per la fiducia anche per la docenza. Io in questi docenti che ho qua davanti e che ringrazio con tutto il mio cuore, ho imparato delle cose che, nonostante tantissime scuole che io abbia fatto, non avevo ancora nelle mie competenze. Che dietro ogni aminoacido ci sia una storia, che dietro ogni oligoelemento, ogni enzima che viene citato, io possa farmi dei ragionamenti clinici che con loro poi mi portano a un aiuto impressionante, ecco, questo è stato un grande valore aggiunto. Se io ho citrullina, arginina, cisteina, da lì io posso capire, ma andiamo a vedere se questo bimbo ha dei polimorfismi genetici per il gene CBS SUOX e magari non sta processando bene degli alimenti perché i solfiti non li riesce a reggere. E da lì mi cambia tutto in due secondi nel leggere un attimo, ma questo l'ho imparato dai docenti di questa scuola. Con linguaggio semplice, con aggiornamento, professionalità, competenza e scientificità, quello che serve a noi per far comprendere, motivare famiglie che quando vanno a casa sono le protagoniste del portare avanti un discorso terapeutico. Quindi consiglio veramente a tutti questa scuola. E così io oggi era al momento, il mio titolo era portarvi dei casi clinici, io sono grata del potervi portare e ringrazio le due mamme che mi hanno dato il permesso di raccontarvi questa bellissima esperienza. Se vedrò che il tempo stringe ve ne racconterò solo uno, non c'è problema. E io penso sempre che questa sia una delle esperienze più belle, quella di vedere arrivare un bambino nuovamente alla possibilità di esperire la vita e l'amore, e la famiglia nuovamente alla possibilità di vivere le piccole cose della vita quotidiana. Questa candela a forma di cuore, questa fiamma a forma di cuore, ha assunto quella forma il giorno in cui ho scelto di insegnare quello che sapevo. E quel giorno io avevo paura di dirlo al mio docente, che era per me l'icona più grande, gli sarò grata tutta la vita per quello che mi ha insegnato. Io avevo timore di dirglielo che questa volta avevo bisogno di fare la mia scuola, mentre glielo stavo dicendo, la candela che avevo accesa ha assunto questa forma. E Alfonso arriva da noi, dico noi perché io non sono sola, ho un team che mi aiuta, che è costituito da tantissime persone che ho formato con varie estrazioni professionali, ognuna di loro mi aiuta nel suo, quella che mi aiuta sulla parte geopatica, sull'aromaterapia del terreno, sulla parte comportamentale, sulla parte emozionale, non posso fare tutto, sulla parte alimentare che è fondamentale, non posso fare tutto io.
E il bambino stava male, male, molto male, vomitava, si isolava, attenzione scarsa, iperattività, rigidità comportamentale. Da diversi mesi soffriva di macchie dietro la schiena, io non l'avevo ancora preso in carico. Mi mandano queste foto, mi dicono: dottoressa, deve fare una biopsia, perché le abbiamo provate tutte, non lo conoscevo, la visita non sarebbe stata breve, a breve tempo, e quindi io dissi: aspettate a fare la biopsia, quando la dovete fare? Perché comunque il bambino va in stato di, a livello come dire, emozionale, con una biopsia, paura, dolore. Aspettate un attimo, datemi il tempo di fare qualcosa, cerchiamo di chiederci perché sono venute queste macchie. Ad oggi non c'era una diagnosi, nonostante le varie visite effettuate, al punto da arrivare a fare questo istologico. Avevano parlato di pitiriasi, dermatite mastocitica, sicuramente aveva mastociti che liberavano un sacco di stamina, si addormentava tardi, a volte si svegliava alle 4, alle 5 del mattino, pochissima verbalità, solo vocalizzi. E nelle feci c'era un sacco di materiale indigerito. Io dico sempre, la prima cosa che dico alle famiglie è: state tranquilli, la pelle salva la pelle. Quando l'organismo, la forza vitale e la legge di Ehring vi dimostra che l'organismo sta tirando fuori dall'interno all'esterno, dal centro alla periferia, se poi è dall'alto al basso ancora meglio, e dalla mente al corpo, state sereni che se noi lavoriamo bene su questa dermatite, chiamiamola così, e puliamo quel vaso dove c'è il pesce, come faceva vedere ieri prima Giorgio, noi magari riusciamo questo istologico a non farlo. E quindi andiamo a valutare quello che è il terreno di questo bimbo. Io quando parlo di terreno gli faccio proprio la metafora dell'albero con sotto delle radici, dove noi abbiamo in queste radici tutta la vita del bimbo. Le emozioni, che non sono mai negative, sono consone alla vita, fanno parte di noi, ci scorrono dentro. L'eredità, la costituzione, che Bartolo, grazie per tutto quello che ci insegni sempre sulle costituzioni. Il microbiota, il film della vita, lui non è un fotogramma. Lui non è una foto, lui non è una foto statica che noi dobbiamo curare, quindi con l'antistaminico e un cortisonico che toglie quella dermatite, ma è un fotogramma di un film dinamico di una vita. E allora prendiamolo in considerazione tutto questo. E quante volte avrà preso degli antibiotici, dei cortisonici che hanno soppresso? Prendiamolo in considerazione, è il film della sua vita, il concepimento, il parto, come è stato espletato, è stato allattato, chi lo sa, da tutto questo può derivare la nostra conoscenza del suo terreno. E così avevamo da un lato, nella visione analitica, specialistica, la possibilità di un istologico per una biopsia, dall'altro, nella visione analogica, vitalista, una visione completa e globale del suo terreno. Non importava l'etichetta della dermatite, della situazione dell'eruzione cutanea, importava capire che dentro di lui qualcosa c'era da migliorare. E così abbiamo preso in carico il bambino, abbiamo fatto l'S drive, evidenziava carenze, fabbisogno epigenetico importante in quel momento di alcuni aminoacidi che erano importanti per la sua funzione mitocondriale. E il mitocondrio, per me, ve ne parlerò domani, e per i miei collaboratori e gli studenti e voi, è al centro delle cure. E io ecco perché dico sempre che è importante, come dire, ogni singola parola che ci scambiamo tra noi. C'era un grande stress ossidativo, arginina e ornitina, perché questo bambino è portatore di polimorfismi, verosimilmente di quella categoria che vi ho menzionato prima, sfide ambientali da radiazioni che ormai ho toccato con mano, poi quando avremo modo di parlarne dietro le quinte mi racconterete anche voi, queste radiazioni probabilmente sono anche nell'aria, nel cibo che mangiamo, e virus, funghi e batteri. E così, guardate, abbiamo impostato una terapia che prendesse in considerazione tutti questi aspetti, e il Chess Food Switch Diet è uno degli aspetti che mi aiuta di più quando ho bisogno di carnitina. Io con tante situazioni ho usato tante cose prima, e quello che ho visto in questo modo, probabilmente per la biodisponibilità, è stato incredibile. La mamma mi manda un vocale, mi aveva detto che forse sarebbe venuta oggi, ma non lo so, se c'è si alzerà, altrimenti ve lo dico io, dove mi dice: dottoressa, ha iniziato a dire paroline, e le paroline sono sempre di più, e le paroline diventano frasi.
A livello di attenzione è cambiato tutto, le paroline ve l'ho detto. Gli abbiamo dato la carnitina, vi ricordo in questa slide tutto quello che fa, è stato un mondo, una scoperta, migliora la velocità e qualità della memoria, ve la leggete poi con calma, la produzione di testosterone, l'azione del fattore di crescita nervoso e quindi mi ha aiutato nella neuroplasticità. Ma vado un po' avanti per non portarvi via troppo tempo, la avrete poi probabilmente la possibilità di avere questo. Abbiamo dato l'arginina, che ha aiutato il microcircolo, ha aiutato l'ossido nitrico, ha aiutato la funzionalità dell'intero organismo del bambino, così come la citrullina, fondamentale nei processi di detossificazione, polifenoli per lo stress ossidativo, e gli alimenti che erano segnalati erano quelli di cui il bambino faceva più abuso. E mi dice, dottoressa, sta facendo delle cacche assurde, vi sto portando le parole sue, e ha cambiato sia la consistenza sia il colore, perché il primo è muntorio, è importantissimo fargli guardare le feci, si sente come della sabbiolina fra le mani quando lo lava, sta cacciando fuori di tutto, c'erano cose pazzesche, me le ha fatte vedere con le foto. E poi, dottoressa, da quando abbiamo iniziato a mettere in atto tutti i consigli, ogni giorno è magia. Sono emerse parole, ma tante questa volta, ma le emozioni sono quelle che più ci sbalordiscono. Si gode la vita. Aveva un rifiuto per tutti gli animali. Tornati a casa da Torino, la prima cosa che ha fatto è stato andare a giocare con la fattoria in camera sua. Sono della campagna. Ogni volta che entravano in un negozio di giochi non esisteva altro che le macchinine. Per la prima volta di sua spontanea volontà ha scelto la chitarra, si è messo a suonarla. Andato sulle giostre con la mamma, lo vedono consapevole. Alla supervisione sono rimasti tutti sbalorditi, quindi estranei alla famiglia, per i traguardi raggiunti. Ha iniziato a non bagnarsi più la notte, quindi lipopolisaccaride sceso, gram negativi migliorati, disbiosi migliorata. Si interessava ai giochi, gioca di più, usa meno il tablet. Sparito tutto senza la biopsia, non aveva più le macchie. Perché le ha eliminate con le feci, quelle tossine che aveva a ingorgare tutto il suo sistema di detossificazione. Ma cosa è successo mentre eliminava quelle feci, mentre si puliva la pelle, perché lui era più pulito dentro? L'alito diventava pesantissimo, tipo puzza di pesce marcio. Eliminava in tutti i modi che poteva il bambino. Continua a migliorare il 24 aprile? Con passi da gigante ha iniziato a cantare. Canzoncine da solo, prima non voleva neanche sentirle pronunciare, ora le canticchia insieme ai genitori, fa sport, sono super entusiasti, è stato uno spettacolo al motor e si è goduto ogni istante, ha accettato di entrare in acqua, cosa che non faceva prima, nuota coi braccioli, interessi nuovi che prima aveva abbandonato, non ha avuto alcuna difficoltà a mettersi i sandali, aveva una iperreattività sensoriale tale per cui non lo potevano a volte neanche vestire in maniera adeguata, è stato per la prima volta al baby club senza sostegno con gli altri bambini, lo sguardo, l'interazione, l'attenzione, io vi ho lasciato un po' di occhi che si vedessero, che vedeste lo sguardo, non è più parte del corredo comportamentale della sindrome dello spettro autistico, certo tutto questo, per questo che vi dico il terreno è tutto. Ora io per motivi di tempo, perché non voglio rubare troppo tempo agli altri, o se posso ancora qualche minuto Giorgio, vi dico questo, che sono certa che quello che ci permette la scuola di alta formazione epigenetica è l'ascolto dei docenti che ci insegnano a usare bene l'S-Drive, è quello di farci cambiare la prospettiva, il paradigma, cosa che io ho iniziato tanti anni fa, con i miei primi maestri, quindi questo non me lo dimenticherò mai, ma oggi la modalità con cui riesco a farlo è qualcosa che mi permette di guardare come dall'alto con una prospettiva più grande e solo in questo modo noi possiamo veramente ottenere dei tipi di miglioramenti che ci permettono di avere guarigioni rapide, dolci e durevoli come mi insegnò il mio primo maestro, ma nel ricordo che la vita e l'amore è urgente come mi avete insegnato voi. Cambiare prospettiva quindi è dovere, diciamo, di noi terapeuti, ma è anche una grande opportunità per chi viene a chiederci aiuto. Sono loro i primi che lo devono comprendere. E il puzzle, voi mi avete parlato oggi di puntini da mettere insieme, perché come si fa quando col cruciverba che fai, unisci i puntini e viene fuori un'immagine.
la farò mia. E il puzzle che mettiamo insieme quando vediamo il bimbo è la stessa cosa. E guardate prima e dopo Alfonso, gli aminoacidi, lo stress ossidativo non c'era più, la sensibilità alle radiazioni. Guardate l'intestino, zero. Abbiamo utilizzato alimentazione, abbiamo utilizzato integrazione sulla base dell'S Drive e abbiamo utilizzato degli oli essenziali che lui non prendesse per bocca, annusasse e gli venissero applicati sul pancino, sui piedini, delicatamente, perché comunque l'olio entra tra lamina cribrosa, cervello, emozioni, intestino, sulla base dell'S Drive. Prima e dopo, intestino, resistenze. Prima e dopo, radiazioni. Prima e dopo, il suo corpo e le sue emozioni. Ecco che contatto con la natura, la madre mi ha scritto quel messaggio lì che vedete in alto, la sua vita adesso è vivibile in tutte le sue bellezze. La sorpresa di un dono, giocare col fratello, aspetti che noi viviamo ogni singolo giorno. Giuseppe è un altro, io qua scorro veloce solo per farvi vedere la fine. Giuseppe è arrivato da me che i genitori non potevano fare nulla. Lui aveva dei comportamenti aggressivi, auto ed etero lesionistici di agitazione. La mamma diceva aveva paura che rompesse i vetri e si facesse male. Crisi, 3-4 crisi al giorno, una cosa allucinante. Abbiamo fatto, vi faccio vedere l'S Drive così vi rendete conto. E aveva anche lui, spesso questi bambini hanno problemi intestinali e ve lo farò vedere domani, parassiti, muffe, spore e sfide ambientali, anche lui, sostanze chimiche e idrocarburi diverse da prima, prima erano le radiazioni, qua sono queste, in altri sono i metalli, però abbiamo potuto agire sulla base di questo prima e dopo. L'intestino si è pulito, abbiamo dato agli acidi grassi. Quante volte noi medici diamo l'omega 3? E no, qui abbiamo la possibilità di dare l'acido grasso giusto di cui quel bambino epigeneticamente in quel momento ha bisogno. E l'abbiamo fatto. Ed ecco che anche lui, legge di Ehring, cosa fa? Sfoga sulla pelle. La pelle salva la pelle, tira fuori, porta via le tossine, il bambino, guardate che roba, prima e dopo, dall'alto al basso, quindi faccia e piedi, e la sorellina che non aveva mai avuto la possibilità di stare dei momenti così con il fratello, ci dice questo, se riesco a non incartarmi vi voglio far sentire la sorellina. Lo sapevo che mi stavo incartando. Allora, non so se la sentite. Cosa mi vuoi dire? Grazie alla dottoressa Grego, lei mi ha ridato mio fratello, cioè che ci riesco a vivere, non mi dà più noia e sorride sempre quando io vado vicino a lui. E per me è una cosa che stare bene. Wow, sono contentissima. E poi cos'è? Allora, questa bambina per chi non avesse sentito bene, questa bambina con un accento toscanaccio ha detto mi fa stare bene, mio fratellino adesso sorride e io ringrazio, la bambina diceva, e vuole fare la dottoressa poi da grande. Quindi poi gli ho detto cosa farai da grande la dottoressa e ci verrà a aiutare. Grazie, grazie, vi lascio con questa immagine.